Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, un altro video dei prodotti cosine regalate negli ultimi 2 anni, acquistate e regalate negli ultimi 2 anni. Per l'introduzione alla spiegazione di perché farò questi video ora, subito, veloce, vi rimando al video che ho caricato precedente a questo. Qui vi invito semplicemente a mettere un pollice in su se ti piacciono questi tipi di video e iscriverti al canale per supportarmi. Allora, proseguiamo con la carrellata dei prodotti che ho acquistato e che mi hanno regalato in questi anni, in questi 2 anni. Allora, della Nivea Sun. UV viso trattamento avanzato antimacchie Luminous 360, ingrediente brevettato, previene e riduce visibilmente le macchie solari, protezione 50, UVA, UVB alta, protezione immediata, rinfrescante non unge, fluido solare, viso, collo e décolleté. Quindi una crema solare. Da 40 ml, stranissimo. Ok, prima non erano da 50. Vabbè, poi della Leo Crema, un mi stavo strozzando. Un attivatore di melanina, bronzatura rapida, SPF 30 alta, UVA, UVB, accelera la bronzatura resistente all'acqua, latte solare. 200 ml. Mi fanno morire queste cose che accelerano la bronzatura. Io le avevo comprate perché giustamente stavo quest'estate, mi serviva, però alla fine siamo andati meno del previsto al mare, quindi mi è rimasta chiusa. La utilizzerò prossimo anno. Poi ho preso della Seta Blu le spugnette in silicone per stendere il fondotinta, che ero rimasta senza. Poi, oddio mio, della BioPoint Air Buster, è un acido con acido ialuronico, capelli sorprendenti, per 5 idratazione, per 3 lucentezza, per 2 resistenza, capelli protetti fino a 100 passaggi di piastra, potenza ed efficacia con shampoo, vabbè, e maschera. Bellissima confezione, che non so neanche aprire. Dovrò capire come aprirlo. Grazie zia. Poi della Mingxun, uno dei toilette della Roche-Posay, della Mingxun, uno dei toilette, non avevo letto. A me piacciono molto i prodotti della Yves Rocher quanto riguarda i profumi. Un altro lo tengo sulla mia cassettiera. Poi di Ricordi d'Oriente, uno de parfum mosque, una pila di profumi. Io che non mettevo profumi, un sacchettino di dischetti leva trucco, 70 dischetti che io utilizzo più che altro per togliere lo smalto. Poi, questo fu un regalo, un set di pennelli della Petite Chic. Lo voglio aprire. Ah, un bellissimo. Ah, no. Allora, bellissima pochette rosa con il cosino rose gold e i pennelli. Un momento. Eccoci qua. Allora abbiamo, sono molto morbidi a manico corto. Allora, questo è un pennello morbido da blush, contouring leggero, anche illuminante, a chi piace l'effetto di un illuminante molto molto diffuso, molto bello. Sono morbidissimi, ora li devo mettere solo a lavare. Poi un, ma c'è qualche indicazione? No, sono solo numeri, sono indicati, va bene. Un pennello da sfumatura morbidissimo, setole distanziate, molto belli. Un flat buchi per l'applicazione di polveri, fondotinta compatto, liquido, cipria. Bello, questo è il numero uno, giustamente.
Un altro pennello grande tagliato in diagonale, ottimo per fare il contouring, per mettere il blush, sempre anche per illuminanti a chi può piacere, un illuminante un po' più diffuso. Poi un pennello AC per l'applicazione degli ombretti. Io di solito questo tipo di pennello lo utilizzo per mettere l'highlighting sotto il sopracciglio perché mi piace come lo diffonde in modo quasi impercettibile, però comunque aiuta a illuminare quella zona dell'occhio. E infine un altro pennello morbido, ma potrebbe essere comodo anche come correttore per mettere il correttore o comunque da sfumatura anche per l'illuminante. Uppelata. Ora questi andranno direttamente a lavare e poi. Ma la pochette è troppo carina. Poi mi farò anche la review. Molto molto bello questo set. Poi continuando. Aiuto. Un solvente per unghie classico della Ego Select. Dovrebbe essere con acetone perché io uso solo sì, con acetone, io uso solo quelli con acetone 125 ml, non l'ho mai provato questo tipo di acetone. Un set di elastici che può mai mancare in casa da 3 pezzi della seta blu. Poi acqua alle rose, il bottiglione da 300 ml, io lo utilizzo come tonico, come rinfrescante nel bagno, sul lavandino ho un piccolo puff molto anni 20, rosa con il gli metto dentro un po' di questo come ti chiami? Dell'acqua alle rose. E lo utilizzo come tonico, mi piace tantissimo. Poi, che cosa c'è qua dentro? Ah, ok, ancora prodotti per capelli, un codino con fiocco verde a pois, molto carino. Sì, mi prendono le fisse per queste cosine un po' bimbesche, però le adoro. Un altro set di elastici con diversi colori di fiocchetto, c'è il rosso, c'è il giallo a pois, c'è il fucsia, un altro giallo a pois. Molto carino. E una serie di mollettine per capelli, sempre comode e sempre utili. Poi, mia suocera, non questo Natale, ma quello precedente, ancora quando ero semplicemente la fidanzata del figlio, mi ha preso questo bellissimo beauty case rosa con le rifiniture in viola, ma è bellissimo, delle Emanuela Biffoli, gigante. Allora ci sono tutte le carte dentro, è enorme! Qua dentro ci potrò mettere anche la nipote. A parte gli scherzi, ma è bellissimo. Stesso discorso di prima, non l'avevo utilizzato perché lo tenevo conservato e non sapevo effettivamente dove fosse. Ora che l'ho ritrovato, probabilmente ci andrò a fare il parto. Mi metto le cose del beauty per il parto. Mannaggia, vabbè, sorvoliamo. Poi da OVS, oddio. Ho preso della Essence, non mi ricordo neanche più quanti mesi fa, il Keep It Perfection, è un make-up fixing spray idratante con acido ialuronico 50 ml. Protegge il tuo make-up e idrata al contempo la tua pelle con. Oddio, con lo spray fissante con acido ialuronico Keep It Perfection. Ok, deve essere anche lo scontrino. Vediamo quanto l'ho pagato. Ma perché OVS fa questo spreco di carte enorme? 7,29 euro. Ah no, avevo preso pure la crema. Sorry, 3,50 euro dovrebbe essere. Sì, ok. Quando mi serviva non sapevo dove era.
bene, sono cose che capitano. Poi della BioPoint, un set di prova di tre prodotti della linea Diamond Box, Anti-Pollution, Estrema Lucentezza, set regalo. Dentro c'è uno shampoo, maschera e cristalli liquidi. Ok, comodo, piccinino e vabbè. Mi sa che me lo diede zia questo. Set regalo, vi ho dato la vendita. Sì, credo che sia stato un pensiero di zia. Poi, mamma invece mi ha preso dell'ultra dolce e vuota. Questo è lo shampoo solido 95-94% di origine vegetale, illuminante, camomilla e olio di calendula bio, capelli chiari. Equivalente a due confezioni di shampoo. Mi sto trovando benissimo, lo tengo qui in bagno, ma è di una comodità assurda, però soltanto in casa. Ora sto facendo nuoto, quindi lo shampoo lo sto facendo soltanto in piscina, quindi non è comodo portarsi dietro qualcosa del genere. Quindi per il momento l'ho accantonato, non abbandonato, accantonato, però quando faccio lo shampoo a casa lo utilizzo. Dunque vi devo fare la review. Poi della Eternal Love con elementi Swarovski. Un momento che c'è tutta la carta. Un paio di orecchini, non so se aspettate, li voglio mettere un pochettino più in modo più comodo. Ok, sono due orecchini, eccoli qua, con due punti luce, non vengono lunghissimi, la faccio vedere vicino al lobo, un pochino più corti rispetto all'orecchino che ho ora. Mannaggia, faccio prima a intercambiare, moment, quiet. Ok, ecco qua. Fanno scena, sono elementi Swarovski. Io ho diversi oggettini di questa linea che ho accumulato negli anni perché la Stenom la dava come incentivo alla vendita e mia nonna ne aveva tanti e tanti me ne ha dati, ma non si sono fatti nulla. Sono bigiotteria buonissima che negli anni non si è fatta niente. Ma veramente, cioè cose per esempio comprate da i negozi che rivendono prodotti di alta bigiotteria che costano anche parecchio, si sono anneriti, scuriti, perse le pietre, ma questi qua dell'elemento di Eternal Love, vediamo se si legge, ok, non si sono fatti assolutamente nulla. Ma proprio, ma neanche sgraffiati, niente, niente, niente. Mi piacciono sempre tantissimo e spesso li ho anche regalati. Oh, bra, eccomi qua, li ho anche regalati facendo una bellissima figura. Poi alla casa che abbiamo a Picerno, provincia di Potenza, prima là c'era sia la casa la mia nonna materna, che ora è casa di mio cugino quando va al paese, e poi avevamo la casa dei nonni paterni, che già loro utilizzavano come casa vacanza. La mia nonna in questa casa negli anni ha accumulato cose e rovistando tra le varie cosine che non aveva lasciato, mia nonna è venuta a mancare 5 anni fa, ho ritrovato questa collana di perle di Fiume che nonna metteva spesso e me la sono presa io. Ops, il cellulare, colpo della pallavolo, che c'ho l'allenamento stasera, e me la sono presa io. Non sono una tipa da perle, però erano le perle della nonna, anche se di Fiume, però mi piacciono e quindi ho le perle della nonna, quelle là da Fiume, perché credo che le altre forse ce l'ha mia zia grande, ora non ricordo. Poi,
della Kiotis ho tirato fuori questo trio di ombretti in italiano. Trio ombretti raffinatezza e precisione. Numero. Cuvée, cuvée. Confezione questa, viola classica. Questo è il dietro. E parte un bello specchietto qua, ma non mi vorrei accecare. Questi sono i tre colori. C'è un panna per anche l'arcata per illuminare, un bellissimo marrone rossiccio anche per la palpebra mobile o per definire un po' come color transition, ma a me non piacciono molto questi colori per fare la, non lo uso quasi mai, se non da qualche tempo sto utilizzando quando non uso i bronzer, lo stesso blush lo uso anche come transition color, oppure se uso la terra, come transition color uso la terra per dare continuità. Comunque poi c'è anche un marrone un po' più scuro per il punto più scuro. Molto bello. Dentro c'era un pennellino che avrò rubato e utilizzato, scomparso nei meandri. Poi, sempre dalla nonna, ho trovato questo borsello comodissimo perché è un portapennelli. È straordinario, piccinissimo, morbidissimo. È bellissimo. Non ricordo dove l'ho preso, ma è un bracciale con la mano di Fatima, comunque un portafortuna, con questi elementi blu intensissimi, molto 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 bello. Questo è un tipico gioiello tunisino, se non sbaglio, sì. Poi ancora un beauty. Questo me l'ha dato zia, poi è un po' più piccolino, ha una tasca centrale, però abbastanza capiente, e una tasca qui laterale, da una parte e dall'altra, e un taschino avanti. Avrò una vasta scelta di beauty da portare in ospedale per il parto, me ne sto rendendo conto in questo momento. A parte questi qua nuovi, ne ho comunque altri. Poi della Dermattiva un olio alle mandorle dolci, un made in Italy da 250 ml. Quasi quasi me lo porto in piscina per l'idratazione della pancia. Vabbè, un olio alle mandorle che può sempre servire. Poi della Phytorelax Laboratoires dal 1980, questo set composto da un bagno doccia all'olio di mandorle emolliente e nutriente e un latte corpo. Di questa marca ho utilizzato anche quella, la Canapa, no, non mi ricordo, e poi mi sono trovata benissimo, quindi non vedo l'ora di utilizzare anche questo. Per ora ho una confezione grande di barattolone di crema della Stenom, quindi questo lo metterò un po' da parte, appena finisce lo inizierò a utilizzare insieme con il prodotto di bagno doccia e la latte corpo. Poi cosa ci sarà qua dentro? Non mi ricordo. Ah sì, gli orecchini piccini piccini che zia mi ha regalato quest'estate che è stata in vacanza in Costiera Amalfitana. Sono due cerchietti piccolissimi con i brillantini e due cuoricini rosa sotto. Belli, me ne ero dimenticati, volevo mettere subito in utilizzo. Molto carini. Bellissimi. Ok, continuando, sono
Sono uscite le cosine della mia festa, l'addio al nubilato, celibato, non mi ricordo mai. Questi devono essere dei palloncini, li conserverò con oddio, i coriandolini dentro. Magari li utilizzerò per qualche compleanno della bambina. Poi è uscito il velo, il quale abbiamo giocato alla festa con le ragazze di pallavolo. Aspettate che c'era pure la sposa cadavere. Ok, me lo tengo. Poi un paio di occhiali sobri, molto Elton John. Questi erano carini. Oh mio Dio, li devo conservare, sono troppo carine queste cose. Poi il braccialetto della Campari. A un certo punto mi è arrivata l'ordine di farmelo mettere dal cantante del gruppo che si stava esibendo. Sorvoliamo. La fascia Bride to Be, tipo quella di Miss Italia. Mannaggia. La spilla Bride. Non è una sorgente, la giarrettiera Bride to Be. E siamo ancora con la batteria scarica. E c'era anche il cerchietto Bride, giustamente. Potrei scendere stasera così mi prenderebbero per pazza, visto che mi sono già sposata. Che carine, me ne ero completamente dimenticata di queste cose. Ah! Se voi ragazze di pallavolo state guardando, grazie, e anche la mia testimone, la mia amica, grazie, mi sono divertita come una pazza. Lo voglio rifare. Rifacciamolo. Molto 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 carino. Ok, purtroppo per stasera ho terminato il tempo a mia disposizione per poter continuare a registrare questa tipologia di video. Mi rimane fortunatamente solo un sacchetto, domani vedo se riesco a registrarlo, così poi questi video ve li carico con un po' di tempo, lasso di tempo tra l'uno e l'altro, per non affaticare e ingolfare il canale. Comunque spero che questo video ti sia piaciuto, che i miei regali barra acquisti negli ultimi 2 anni, parte 2, ti siano piaciuti. Ti invito sempre a mettere un pollice in su se questo video ti è piaciuto, di iscriverti al canale per non perdere i miei prossimi video. Il link lo trovi qua intorno alla mia faccia e giù nell'info box. Io ti abbraccio, ti ringrazio per avermi aperta e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi! Che brutto suono che ha fatto, aspetta. Ok, in gamba.